Gianni Papasso, rieletto sindaco a Cassano Ionio e ballottaggio alla Lamezia Terme e Isola Caporizzuto. A Catanzaro presentato Campanelle, un registro privato scritto da Laura Baldazzi. Lo sport. Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Gianni Papasso, rieletto sindaco a Cassano Ionio e ballottaggio a Lamezia Terme e Isola Caporizzuto. Sono questi i risultati nei principali tre comuni calabresi cui ieri si è votato dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Eletti sindaci di Marina di Gioiosa Ionica, Giuseppe Femmini col 70,26, Cropani Raffaele Mercurio con il 50,10 e Petronà Vincenzo Bianco 58,98. Restano i commissari a Brancaleone, dove con il solo candidato Silvestro Garofalo non è stato raggiunto il quorum. E a Catanzaro è stato presentato Campanelle, un registro privato, scritto da Laura Baldazzi. Vediamo con il prossimo servizio. Ma intanto questa iniziativa si inquadra nel ciclo Gutenberg d'autunno. La nostra idea qualche anno fa è stata molto semplice. Il progetto Gutenberg Fiera del Libro è un progetto ormai di grande tenuta, di grande respiro. C'era bisogno di promuovere la lettura tutto l'anno assieme ad altri soggetti, penso alla Biblioteca Comunale dei Nobili. Quindi anche in autunno noi proponiamo la lettura di libri che abbiano un senso, un significato, che possano incontrare la sensibilità dei nostri ragazzi, che possano aprire orizzonti. E questo autunno 2019 mette in cantiere proposte interessanti. Cominciamo oggi con questo libro di un'autrice romana, un insegnante di lungo corso. Il libro si chiama Campanelle e racconta l'esperienza, è quasi un diario di bordo, realizzata da Laura Baldazzi, che è appunto l'autrice, nelle scuole dei Castelli Romani, in particolare negli istituti tecnici. Ecco perché abbiamo scelto l'Istituto Chimirri, istituto di riferimento della città. Ed è un bel diario di bordo, racconta un'esperienza viva, il contatto con i ragazzi, parla di una scuola in cui si incrociano sensibilità diverse, di generazioni che cambiano, gusti, stili di vita, che hanno bisogno di essere seguite perché tutti possono apprezzare le cose belle e importanti, la letteratura, la storia, assieme naturalmente alle discipline che costituiscono poi il nerbo della formazione tecnica di cui i ragazzi di questo tipo hanno bisogno. Nel libro c'è un bel messaggio, qua c'è l'autrice e penso che dirà la sua su che cosa stamattina ha voglia di raccontare. Questo libro è diventato mondano nel momento in cui è stato intercettato da una piccola e nobilissima casa editrice di Cosenza, perché nasceva con una mia scrittura privata, un modo per frenare l'oblio della mia lunga carriera di insegnante che ho amato immensamente, a punto tale che pur essendo in pensione continuo a frequentarla, questa mia scuola tecnica di Frascati, in maniera gratuita, per dare degli approfondimenti, insomma donare quello che imparo, che imparando, insegnando reimparo dai miei ex studenti. Quindi è stata come una scrittura privata che improvvisamente è uscita allo scoperto e credo che sì, chiamiamolo, diciamo, la bella accoglienza che queste mie paginette di diario privato hanno ricevuto dipende dal fatto che sostanzialmente è una storia d'amore, perché io se non avessi fatto l'insegnante non so cos'altro avrei potuto fare, perché è stata proprio la cosa che mi ha riempito la vita e me la riempie tuttora, perché coniuga contemporaneamente il mio amore quasi esagerato per la scrittura e soprattutto per la poesia, che mi sostiene, mi dilata gli orizzonti della vita, insomma, mi entusiasma continuamente una parte di me, e la voglia di comunicare. Quindi le due cose insieme si sono addensate in questo magnifico mestiere, e siccome nelle pagine, le paginette ci sta questa, la felicità di averlo fatto e di aver ricevuto anche, devo dire, molto amore dai miei ragazzi, penso che abbia avuto un po' di successo, perché la scuola, diciamo, sappiamo che vive una lunga
storia di decadenza, di tristezza, e quello invece è pieno di gioia. Penso che questo spieghi, perché poi di maestri come me ce ne sanno tanti che non scrivono magari, invece io ho avuto la fortuna che le mie scritture non ambiziose siano state colte e abbiano avuto un feedback così interessante. Ma presentando queste pagine ai ragazzi, quale messaggio rivolge loro? Il messaggio che nessuno deve disperare, perché per tutti c'è, come dice un mio alunno, veramente in maniera commovente, mio ex alunno, per tutti c'è un momento di gloria, cito le parole di Marco Vittori, per tutti c'è un momento di gloria nel raggiungere, con fatica, ma nel raggiungere le cose più alte della storia umana, cioè la letteratura, la poesia. E passiamo alla pagina sportiva del lunedì. Calcio: Vigor Lamezia vince per 3-0 contro il Morrone. Il servizio. Con noi mister Rosario Salerno, tecnico della Vigor. Insomma, mister, oggi abbiamo sbattuto un tabù, un'altra vittoria, 3-0. Insomma, anche un po' cambolesca, con un rigore sbagliato anche dalla squadra avversaria, un rigore che a noi, per esempio, è parso altissimo, che ha sbloccato la partita. Un 3-0 che non ha nulla da ridire a nessuno, insomma, mister. No, io penso che il risultato sia meritato. Sapevamo che avevamo una squadra difficile da affrontare. Lorenzo sta facendo un grande lavoro con la Morrone, una squadra organizzata sia tecnicamente che tatticamente. Oggi ho trovato un amico un po' arrabbiato su questo aspetto per il risultato di domenica. Quindi ho detto ai miei ragazzi di non sbagliare niente, di essere perfetti, anche lo sbaglio oggi devono andare a correggerlo, e sono stati bravi ad attuare questa situazione, quindi sono felice di quelli che hanno fatto i ragazzi. Oggi, come ho detto prima, eravamo arrabbiati per il risultato di domenica, che si poteva portare a casa i 3 punti, però obiettivamente oggi c'è stata una squadra forte, concreta, non ha mollato una palla. L'atteggiamento è di questo valore, di questa squadra. I ragazzi devono vedere ancora di più di quelli che stanno facendo. Secondo me possono migliorare ancora, perché non abbiamo fatto niente. Sappiamo che a Soriano non ci sono partite facili, come c'è stato a Catona. Ieri Catona ha perso una partita, secondo il mio punto di vista, non meritata, perché se faceva il rigore magari pareggiava la partita. Quindi sappiamo che Soriano è una squadra, già come avevo visto in Coppa Italia, penso che c'era Giuseppe Saladino, so, oggi è subentrato Parentela, però sappiamo che noi andiamo a trovare una squadra agguerrita, una squadra che ha bisogno di punti, e noi altrettanto. Quindi è un campo ostico, non ci sono partite facili come si vede in questo campionato. L'Isola oggi ha rispecchiato il risultato del Ponte della Reggio Mediterraneo, una squadra candidata a vincere, quindi è un campionato difficile, non ci sono partite facili, quindi sì, dobbiamo essere bravi a sfruttare. Con noi anche Franco Gigliotti, vice allenatore della Vigor Lamezia, per Interforze Città di Maida e domenica gol. Allora, Franco, una gran partita della Vigor che oggi ha sfatato quel mito, insomma, che questa pareggita che sembrava ormai perseguitarvi. 3 gol in una partita, quest'anno non è mai riuscito. È cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, perché noi la grinta e la determinazione ce la mettiamo sempre. Sono solo piccoli episodi che ci fanno perdere qualche punto, un po' per il ragazzino under che ancora deve maturare, un po', diciamo, ci ha condizionato la terna, perché alcuni episodi potevamo magari raggiungere l'obiettivo e prima e meglio, però diciamo la squadra non è cambiata niente. Adesso ci ha messo oggi un po' di grinta, la palla è entrata finalmente, pure su 2-0 abbiamo avuto la terza marcatura che ha preso il palo Giovanni Foderaro, magari altri tempi entrava, invece è uscita ancora, quindi abbiamo sofferto un pochettino. Come vedi, poi sul 2-0 abbiamo sofferto, poi il rigore è stato bravo il portiere, quindi a metterci la pezza, ogni tanto ci gira a favore, quindi quando ci gira a favore vinciamo, però alla fine noi 9 partite non abbiamo mai subito niente. Sconfitta interna per l'US Girifalco, che perde 3-0 con il San Mauro Marchesato. Il servizio. Thank you.
siamo col mister del San Mauro Marcasatto, partita vinta per 3-0, partita dominata dal minuto alla fine. Sì, abbiamo iniziato bene la partita, siamo partiti subito bene trovando anche il vantaggio subito, quindi questo poi ci ha facilitato un po' la partita. Poi il raddoppio e a fine primo tempo anche le espulsioni ci hanno dato la possibilità nel secondo tempo di poter gestire bene la partita. E quindi soddisfatto dei ragazzi che hanno fatto un'ottima partita, stiamo facendo un buon campionato fino a qui. Abbiamo faticato all'inizio, ma adesso stiamo riprendendoci abbastanza bene, quindi contento per questa vittoria del gruppo e soddisfatto di tutti. Grazie. Perde in casa anche lo Sporting Catanzaro Lido con la Ionica Calcio per 1-4 il servizio. Questa è una costante che non riusciamo ad avere l'approccio giusto alle gare ed è una costante che dall'inizio dell'anno andiamo quasi in tutte le partite sotto. Poi abbiamo giustamente meritato da parte della squadra di casa che aveva fino a quel frangente aveva fatto un'ottima gara, a dire il vero. Poi piano piano siamo usciti fuori con qualche azione individuale o pure voglio dire nel collettivo abbiamo fatto bene nonostante eravamo in svantaggio. Poi il secondo tempo secondo me è stata una gara, i ragazzi sono usciti con il piglio giusto e hanno trovato il pareggio e subito dopo il vantaggio. Poi dopo l'espulsione del loro numero 10 la partita si può dire che è stata completamente chiusa e poi abbiamo anche, come detto benissimo, siamo andati anche oltre quello che era il verdetto del campo, ecco. Guarda, l'obiettivo l'ho detto dall'inizio dell'anno, questa squadra era partita con l'ambizione di cercare di lottare per la vittoria del campionato. Poi come oggi soprattutto eravamo rimaneggiati da quattro infortunati, Koulibaly che ha giocato al 50% e poi tutte le assenze che abbiamo avuto che sono 8 dai giocatori che sono andati via per motivi di lavoro, quindi oramai l'obiettivo è di arrivare il più alto possibile con sapendo sempre che non è l'organico costruito per poter arrivare a primi o lì, ecco, noi ce la metteremo tutta. Oggi avevamo di fronte una squadra molto attrezzata, dotata tecnicamente, che in questa prima fase del campionato ha balbettato un pochino ma per i vari problemi che ha avuto di campo e oggi l'ha dimostrato. Come diceva lei, noi siamo partiti benissimo, tant'è che a fine primo tempo i ragazzi gli ho fatto i complimenti perché hanno fatto una partita tatticamente disciplinata, tenendo testa a un Mammola che non ha fatto niente di particolare, non si era reso particolare pericoloso fino a quel momento. Quindi diciamo che poi fra l'altro eravamo passati pure in vantaggio con un gol di Sirian, il suo secondo gol consecutivo in due partite, e quindi un ottimo punto di vantaggio per quel primo tempo. Però purtroppo abbiamo preso gol subito al primo minuto del secondo tempo e sono quei gol che poi alla fine condizionano l'esito della partita, perché tenere ancora per qualche altro minuto avrebbe secondo me permesso di avere un tema diverso la partita. Tra Scandale e Real Fondo Gesù invece 2-1, ma vediamo con il prossimo servizio. Una doppietta del bomber Mario Martino consente allo Scandale di battere il Real Fondo Gesù e di riconquistare in solitaria la vetta della classifica del girone B di prima categoria, distanziando di 2 punti il Caraffa che è fermato sul pareggio a Santa Severina. È una partita importante questa per la squadra di casa che intanto rilancia la squadra nella primissima posizione della classifica e tiene a distanza appunto la squadra crotonese. Squadra crotonese che era riuscita a segnare con Giuele il gol del 2-1 e quindi poteva ancora sperare di raccogliere il pareggio. Così non è stato per la squadra di casa che è riuscita quindi di conseguenza a portare a casa questi importantissimi 3 punti. Sconfitta in casa dal Siderno la San Giorgese, il servizio. Siamo con Vincenzo Milone, dirigente della San Giorgese. Vincenzo, allora
Oggi giornata particolare nel ricordo di Giorgio Mondino, come tutti abbiamo visto, un pubblico numeroso. Però purtroppo è stata pure una partita per noi un po' particolare, un pochettino siamo stati dell'emozione, freddi in campo, il pensiero di Giorgio l'abbiamo vista tutti, che era proprio una cosa brutta. Il risultato finale poi è stato negativo. Ma passando alla partita, il risultato negativo, però la San Giorgese ha lottato sino alla fine. Sì. 5-2, però due gol proprio nei minuti di recupero, quando la San Giorgese cercava di recuperare in tutte le maniere. E infatti sì, perché poi alla fine il mister ha fatto un attacco tutto offensivo, ha messo tutti gli attaccanti che c'aveva in panchina per vedere, per almeno di portare un punto sempre in memoria di Giorgio, che era una cosa buonissima per tutti. Però la cosa positiva è stata solo quella quando abbiamo pareggiato, che proprio all'ottavo minuto sembra che Giorgio se l'ha chiamato, quando c'era l'ottavo minuto che abbiamo fischiato abbiamo fatto il gol, è la cosa positiva della partita. Ben trovato a Pietro Di Chiera, tecnico del Siderno. Mister, allora, una bella vittoria. Sì, buonasera a tutti, è una bella vittoria. Un buon primo tempo dove abbiamo giocato come sappiamo fare. Secondo tempo un po' più difficile, anche perché loro sono venuti fuori, anche spinti dalla particolare giornata che c'è stata, hanno cercato di tirare fuori l'orgoglio, quindi abbiamo un po' sofferto. Questi sono i campionati purtroppo che ci aspettano, le partite che avremo da qua in avanti saranno tutte così. Se riusciamo a imporre un po' il nostro gioco e ad essere sempre lucidi, riusciamo anche a fare ottimi risultati. Alla fine ci siamo riusciti, non con poche difficoltà, però abbiamo tirato su. Vittoria in casa del Real Sant'Agata con la Promo Sport per 1-0 il servizio. Ecco i Parotti al centro, palla rinviata ancora, vediamo chi interviene, Esposito cerca di dare a un giocatore poi e va a tirare, c'è il gol del un gol di Galeano all'89esimo della partita, regala 3 punti importanti al Real Sant'Agata nei confronti della Promo Sport. 3 punti che consentono alla squadra di casa di salire a 14 punti in classifica, relegando invece gli ospiti a 8 punti al penultimo posto appunto della classifica. Una partita che la squadra di Mister Lio pensava di poter contare, di portare in porto sullo 0-0, quindi di portare tornare imbattuto da Sant'Agata e con questo punticino quantomeno alimentare la propria classifica. Così non è stato, rimane l'amaro in bocca per un risultato che davvero poteva essere, ma che proprio il gol all'ultimo minuto ha consentito alla squadra di casa di vincere l'incontro. Un Real Sant'Agata che ultimamente era un po' incerto nelle proprie prestazioni, vittorie casalinghe, sconfitte esterne, e quindi adesso continuando ancora a prendere questi 3 punti risale in classifica. Invece la Promo Sport non dà seguito alla vittoria di domenica scorsa contro l'Acri e rimane fermo ad 8 punti. Grande vittoria per il Gasperina che vince 4-0 contro la squadra dell'Albi. Vediamo con il prossimo servizio. Siamo col capitano dell'Albi. Capitano, come ha visto questa partita oggi? Oggi diciamo che è stata una partita, siamo rimasti in partita per 35 minuti, dopodiché un po' le assenze, perché siamo falcidiati da molte assenze dall'inizio del campionato, però poi comunque è stata una partita che Gasperini ha meritato di vincere. Il nostro campionato sapevamo che inizierà la domenica prossima, perché molto probabilmente avremo dei recuperi e comunque continueremo a lavorare per raggiungere più presto la salvezza. Il Gasperini, secondo te, come l'ha visto? Il Gasperina all'inizio campionato partiva insieme al Taverna con i favori del pronostico, anche perché ha giocatori di altre categorie come Andrea, con il quale abbiamo giocato insieme, a Simer, un allenatore di un certo livello che è militato anche con noi nei tempi d'oro di Simeri, quindi io credo che possa dire la sua fino alla fine per le prime posizioni. Grazie capitano. Volevo ringraziare la società del Gasperina per l'ospitalità, i giocatori e i dirigenti tutti. Siamo con il giocatore Saverio Bellocci del Gasperina. Saverio Bellocci, dopo la sconfitta del Casabona, il Gasperina oggi si è ripreso.
Sì, si è ripreso perché siamo entrati in campo col giusto forza di poter vincere questa partita. Oggi abbiamo giocato soprattutto col cuore e i nuovi innesti pure ci hanno dato una grande mano. Io penso che non ci sono 11 titolari, si è visto anche oggi che chi entra dà una mano alla squadra. E la cosa bella di questa squadra è l'unione e la forza che ci ha fatto vincere. Sono sicuro che faremo delle grandi cose. Il Gasperina, secondo te, che obiettivi c'ha? Il Gasperina, gli obiettivi sicuramente abbiamo un'ottima squadra per poter lottare per la vittoria finale. Siamo partiti un po', diciamo così, però penso che alla fine saremo lassù a dire la nostra. Bene, con questo era tutto. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.